Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi un video un po' particolare, a metà tra il gameplay e il vlog, perché oggi siamo su Eevee Online, o Eve, non so come si pronunci, poi Ossian Caster interverrà e mi correggerà se ho sbagliato. Lo chiamerò Eve Online da ora in poi. Metà vlog, metà gameplay. Perché? Perché voglio presentarvi uno dei più cattivi giochi che è nato come un indie da una piccola società islandese che poi è diventata una delle più grandi a livello di sviluppo di MMO. È un gioco che è online dal 2003, che è cambiato tantissimo, è in inglese e sicuramente non fa per voi al 99,8%, diciamo. È un gioco spietato, è un gioco dove potete essere qualsiasi cosa, il minatore, l'industriale, un cacciatore di taglie, potete fare missioni, potete minare, potete scansionare i settori e esplorare, potete andare contro i pirati, contro altri giocatori, insomma, potete fare tutto quello che volete. Ma, beh, questo gioco ha più o meno dai 20.000 ai 10.000 giocatori. Un botto di settori, tantissimi, c'è una galassia da esplorare, ma è fortemente gestita dalle corporazioni di utenti che si sfidano, ci sono guerre politiche, aree di influenza che continuano a cambiare, le corporazioni più grosse costruiscono le loro stazioni spaziali, le loro influenze planetarie e quindi, insomma, ci sono queste battaglie che potete trovare anche su YouTube con centinaia e centinaia di navi che si sfidano, le classiche battaglie un po' alla Star Trek, o alla Star Wars, insomma, come volete. Io ora mi trovo su una nave che è una nave, una Ibis, una nave diciamo di emergenza, perché la mia nave non la posso usare, dato che io ci giocavo nel 2010, ci ho giocato poco, ho fatto quei punti necessari a poter comprarmi e poter pilotare una nave da minaggio abbastanza grossa sui 30 milioni, 25-30 milioni di valore. Poi ho smesso di giocare. E ovviamente rientro oggi e bisogna, dato che è diventato free to play, bisogna avere l'Omega per poterla guidare quella nave. Ora siamo nell'universo, siamo in questo piccolo settore che è 1.0.9, significa è il livello di sicurezza. 0.0 è il livello minimo, quindi nessuna guardia. 1.0 è il livello massimo. Ora, io ho il mio personaggio che ho creato. Le skill, la particolarità di questo gioco è che se voi volete sviluppare, diciamo, una skill per poter magari fare qualcosa, pilotare una nave che richiede una skill, montare un pezzo sulla nave, poter produrre un pezzo, poter produrre una nave, una qualsiasi cosa volete fare in gioco ha dei requisiti. In questo caso possiamo vedere, ad esempio, questo cannone, attributi, tutto quello che fa e i requisiti. Dovete avere mining a livello 1. Io ovviamente cerco mining e mining ce l'ho. Dovrebbe essere sotto. Ce ne sono diversi tipi di skill. Eccole qua: mining barge, mining drone. Quando voi, ad esempio, in questo caso mining connection, potete andare a ricercare quella skill e quella skill richiederà tot ore. Ma a volte vi chiede anche un libro che dovete acquistare. E in questo caso richiederà 10 ore fino ad andare a delle skill che richiedono fino a intere settimane. Da qui possiamo decidere di andare a varie strutture in questo settore, ovviamente, se no possiamo prendere gli Stargate per muoverci nei sistemi vicini, un po' come si fa anche su Elite Dangerous, quindi fare il warp. Calcolate che in qualsiasi punto, dietro un qualsiasi pianeta, un qualsiasi asteroide, può nascondersi un pirata, umano o della IA, un NPC, pronto a uccidervi. Se vi uccide, esplodete, perdete la nave. Se avete la nave assicurata, riottenete dei soldi per riacquistarla. Stessa cosa, dovete fare un clone di voi stessi, se no i punti skill che avete cercato per giorni e giorni, per ore ed ore, minuti e minuti, ma soprattutto giorni e giorni, andranno persi. Quindi vanno assicurati sia quello che la nave, a quanto so.
Ovviamente adesso noi possiamo, guardate, vi faccio vedere quanto è bello il fatto che possiamo saltare in questa cintura di asteroidi e lasciando la nave, la base, lì. Siamo lontani 33 km e ora facciamo il salto e ci muoviamo sempre all'interno di questo sistema alla cintura di asteroidi. Guardate che la lasciamo là lontano e saltiamo e andiamo a scavare qualcosa da mettere poi all'interno della nostra stiva. Ora, questa è la stiva. Il gioco ha appunto un sistema che costa 15 euro al mese di Omega per poter guidare le navi più avanzate. Io ho la Retriever, adesso torneremo indietro, vi farò vedere qual è la Retriever, ma non la posso guidare perché bisogna avere l'Omega. L'Omega aumenta, cioè diminuisce anche il tempo di sviluppo delle skill. Ora, è possibile che nella regione in cui siamo ora, non nella cintura di asteroidi, abbiano già scavato tutto? Direi di sì. Direi che è stato scavato praticamente tutto. Qualora noi trovassimo un asteroide da scavare, clic destro, mine, ci avviciniamo sotto i 10 km e la scaverò col mio laser minerario. Ora, io ora mi appello un pochino a voi perché ho cercato una corporazione, ho detto voglio provarci, eccoli là gli asteroidi. Lontani, Velspa 29 km, si poteva andare a scavare là. Allora, ho trovato delle corporazioni italiane, ce ne sono tantissime anche estere, però ovviamente volendo parlare italiano ho trovato delle corporazioni. Ora mi appello ai giocatori che tra voi magari lo gioca ancora, ha smesso da poco, lo ha giocato. Io è un cane un po' che si morde la coda questo, perché vi ho detto che è un gioco cattivo, sì. Diciamo che a confronto, se pensiamo a un single player, vi direi che diciamo Dark Souls è un gioco facile a confronto. Perché? Io ora non so niente, non so tutto il fitting della nave da fare, non so quali skill apprendere, quanto tempo mi chiederà, non so neanche se la mia nave da mining che ho qui è equipaggiata, che è la piccozza, questa nave grossa qui, questa nave qui, che è una industriale, grossa per scavare, è lunga 411 metri e richiede queste cose, quindi me le sono sviluppate, è fittate in un certo modo, ho montato delle cose per minare determinati materiali, ho ancora degli slot liberi, ma non posso equipaggiarlo perché ovviamente è in questo stato qui di Omega, quindi devo essere premium abbonato. Allora, il discorso è: non so cosa fare. Contestualmente, io sento le corporazioni, ne ho sentite un paio, e per raggiungerle io sono troppo debole e quindi non posso raggiungerle. Loro non possono raggiungere me e io devo skillarmi. Ma a quel punto, chi mi spiega che cosa skillarmi? Con chi gioco io? Da solo? Per giocare da solo vado su Elite Dangerous, mi compro il VR, me lo godo al 100%. Niente, volevo fare questo video per mostrarvi quanto un gioco può essere profondo, quanto un gioco può essere cattivo. Perché ovviamente io ho dei punti skill che sono tutti i punti che io ho cercato finora, sono 2 milioni e 2, tutte le skill. Ogni volta che cerchiamo una skill, diciamo, sono dei punti che noi andiamo ad accumulare e 2 milioni sono veramente pochi. E addirittura poi mi hanno detto: puoi farti questa nave e provare con questa a raggiungerci. E il problema è che per sviluppare le skill per ottenere quella nave, mi chiede, senza premium ovviamente, poi col premium è meno, mi chiede 22 giorni per una skill, 28 per un'altra. Quindi il risultato è. Siamo 50 giorni, quasi un mese e 20 giorni di skill. Ovviamente puoi giocare mentre sta skillando il personaggio, va avanti a skillare anche quando sei offline. Però, ok, posso anche ricercarle, ma io intanto cosa faccio qui? Non ho una guida, sono solo nell'universo. A parte che è bellissimo secondo me uscire dalle stazioni e vedere altri giocatori che escono, rientrano, gente che va, che mina, c'è gente praticamente ovunque, è un universo pulsante. Anzi, addirittura ogni cosa che voi vendete nel market è venduta da giocatori.
E potete addirittura mettervi in proprio, fare una nave industriale oppure una stazione spaziale industriale con le corporazioni, quindi comprare le ricette, produrre, mettere in serie, produrre per un esercito, produrre per una legione. Insomma, ci sono veramente tantissime cose da fare. Ma al momento io mi appello anche a voi per chiedervi se sto sbagliando con questa valutazione, ma al momento mi pare che iniziare ora qualsiasi gioco MMO, chiunque. Volete iniziare World of Warcraft? Sono il primo a dirvi, potete farlo, il gioco è veloce. Ma questo è uno dei pochi giochi più bastardi che abbia mai incontrato, che se lo volete iniziare ora, vi fate un paiolo così da soli a giocare per raggiungere il livello per poter essere utili ad altri. Altro modo non c'è. Io sono appassionatissimo di spazio, potrei anche pensare di farlo, però mi appello a voi. Magari ho sbagliato qualcosa, magari ho... Mi sono perso qualcosa, ma sono anche un po' stupito di tutto questo che ho scoperto, di non poter giocare, di non poter iniziare. Mi appello a voi se conoscete qualcuno o ci giocate voi stessi. E se è possibile crescere anche da soli. Io al momento vi ho illustrato anche quello che può offrire un gioco. Ovviamente qui abbiamo l'assicurazione della nave. La mia retriever, esempio, quella nave grossa, mi costerebbe l'assicurazione. Più bella mi costa 4 milioni e 7, ne ho 1 milione e 8 adesso in cassa, quindi non posso permettermela. Se me la scoppiano mi danno 15 milioni indietro, quasi 16. L'assicurazione base 790.000, più o meno la metà di quello che ho ora, e me ne ridanno 7 milioni e 9. È ovvio, quando siete sotto una corporazione siete stipendiati, potete magari entrate nelle corporazioni industriali e producete. Date materiali a loro, loro in cambio vi danno delle merci a un prezzo scontatissimo. Cioè, è bellissimo a livello economico questo gioco. Ci sono le aste, ovviamente, domanda, offerta, insomma. Qua potete vedere lo stato dei sistemi, le varie battaglie tra i vari sistemi, sono tantissimi sistemi. E pensate che potete anche essere tra le mille cose minatori industriali. Potete fare anche le spie, cioè potete andare all'interno di corporazioni, spiare, dare ad altre informazioni. Addirittura c'è una storia di tantissimi anni fa su questo gioco che un tizio è entrato nelle gerarchie, è diventato tipo tesoriere di una fazione e ha rubato i soldi rivendendoli per soldi veri, perché qua su IV, se non ricordo male, è legale, nel senso che è convertibile la cosa. In soldi veri, e in pratica ha tirato su tipo 10.000-12.000 dollari. Il fitting è questo, dove possiamo andare a equipaggiare la nave. Io adesso ho questa nave, che è una nave base. Ovviamente, se parliamo di piccozza, che cacchio ci metto qui? Non c'è nessuno che me lo dice. Tutte cosa sono tutte queste cose, tutti questi menu. Io ricomincio dopo anni e anni, ma non so nulla. Si possono mettere le finestre un po' come fosse Windows, però non so nulla. Mercato regionale, c'è il reprocessing, quindi possiamo mettere i materiali qui, raffinarli o tenerne di altri. Il repair shop per riparare la nave. Abbiamo, vabbè, la visuale anche 3D del personaggio con cui possiamo camminare all'interno della nave. Poi non credo abbiano mai approfondito questa cosa. Abbiamo questo un menu nuovo, l'agency, che ci permette di avere delle missioni anche gestite da NPC. Quindi vai, distruggi questo, ottieni ricompense, agenti e missioni per ogni cosa. Quindi ci introduce alle mille mille espansioni uscite. Gli incontri e le incursioni ci spiega tutto, c'è anche un tutorial, però il tutorial mi porta a combattere, io non ho una nave da combattimento, dovrei ricominciare il gioco ed è un gioco che richiede tempo, tantissimo tempo, troppo tempo probabilmente, quindi non lo potete giocare una volta ogni tanto. Io spero di avervi fatto cosa gradita, avervi portato questo gioco nel modo più cinico possibile e forse tra virgolette anche un po' deluso, però a me piace lo spazio. E se a questo gioco non posso giocare, perché purtroppo non ho nessuno che mi può aiutare, che mi può guidare, giocherò a qualcos'altro. Grazie a tutti ragazzi, aspetto il vostro commento qua sotto e alla prossima. Ciao ciao.